Poco, basta poco. Poco, basta poco. Basta poco. Cos'è che ho consumato che bastava? Ah sì, il balm struccante di Geek & Gorgeous, che poi ho visto era di 80 ml, 80 o 90. Beauty of Joseon è 100 ml, ma comunque buono, io lì ho abbondato sinceramente. Non va bene, non va bene, ma quanto sono figa, sembra un uovo di Pasqua, sempre lo abbasso verso l'alto, eliminiamo sta luce, sempre lo abbasso verso l'alto, momin cavolo. Momin cavolo. Non avevo registrato niente forse. Sì, dicevo che in Francia ho trovato il BioVen della siero di vitamina C, perché l'avevo dimenticato, così come il correttore rosa. E poi questa cosa è BioVen, sempre che è un idratante, un booster idratante, che non capivo come si usava. Poi sotto c'è una pompetta, sì, perché non l'ho fatto vedere, non avevo premuto rec. Poi metto un po' di niacinamide, quello sempre. E anti-age? No, anti-imperfezioni. Sto anti-age. Sto anti-age. Chissà che cosa avete saltato. Che cosa ho saltato quando non ho premuto rec. Ho preso uno di quei cosi per la macchina a ventosa e non sapevo, non riuscivo ad applicarlo. Invece è passato il figlio di Ramona, che ve lo faccio vedere qui, e me l'ha applicato lui. E lui è geniale, lui risolve tutti i miei problemi. Prendiamo il finale che c'è, la Roche-Posay Yalubi 5, e mettiamo un po', perché credo che è la fine, sì, questo ce lo do un bel po' perché è neanche tanto, ma quando siamo alla fine, perché si fa così, poi si fa così e si va molto qui. Cioè, io vado qua perché ragazze con lo zipalo, queste zampe di gallina stanno proprio migliorando. Che se deve fare. Comunque, Yalubi 5 di cose buone.
poi sto a posto, io non metto crema e passo direttamente a Beauty of Chosen. La mia compagna di vita. Io non vi faccio vedere le strisciate, tipo da fare sulle dita. Vabbè, ti ho fatto queste strisciate per misurare il grado. Ecco. Ma cosa c'è di più bello di Beauty of Joseon? Nulla, nulla. Ecco qua, lo passiamo pure sul collo perché mi faccio un'uscita del alla grande. Mannaggia, un'uscita alla grande, un'uscita alla grande. Poi vado direttamente con quello che avanza perché ha messo le mani di mettere Beauty of Joseon. Sembra che c'ho i baffi bianchi qua. Che strano. Sembra che c'ho i baffi bianchi. Cosa strana. Ah, ma vi faccio vedere il correttore che ho preso. Punto in francese. Questo è un detergente di Youth. Me lo inviò un'azienda se volevo provare i quattro prodotti, alghe, non so, della Sardegna, eccetera, eccetera. E gli altri tre prodotti non mi interessavano. Dico, voglio provare su un detergente. Sì, ma dico, ci fa piacere che ce lo dici a noi. Ma devo dire che è un ottimo brand come detersione, come detersione. E poi ne basta pochissimo, ce l'ho da un sacco di tempo, non ve ne ho mai parlato, ma insomma. Il correttore in questione, sempre in farmacia, boh, la Francia è particolare, è di Elf, questo, nel colore, forse l'avete visto prima voi, nel colore peach, ed è veramente una gran bella sorpresa, una gran bella sorpresa, perché il terrore di finire i correttori rosa. Allora, ho dai, a me piace che io veramente ancora non li capisco, quelli che hanno le occhiaie e passano strati di fondotinta di correttori senza correggere prima le discromie, senza correggere il colore. Cioè, che vai a fare uno strato di un correttore super coprente se prima non contrasti il colore delle tue occhiaie? Cioè, non lo capisco, non lo capisco. Io lo passo un po' anche sopra perché questo tinge molto di rosa e si vede. Si vede, ma tutti i corrector, color corrector, vanno poi ribilanciati. Odio, odio questa luce che va e che viene. E allora cosa prendo? Questo, l'eraser illuminante, che è lo 00, e faccio così. Faccio così, lo passo dappertutto. Così si uniforma. Ecco, così. E lo lascio settare. Faccio qualcosa. Ecco, l'ho fatto settare un tempo che ho riportato la siero di vitamina C nel frigorifero e faccio questo.
Questo è sottile. ma porca miseria. Ma perché? E poi volete l'altra scoperta? Mi sono accorto che dopo tutti questi anni, l'ho già detto una volta, il colore della mia pelle cambia. E allora mi trovo tutte le creme colorate, le BB cream, i fondotinta con un tono giallognolo aranciato. Io sono diventata più neutra. E allora, ho quello che intendo, sperando che si noti qui, prendo questo di Armani, che è il 4.5. E non so se si... Cioè, non si percepisce tanto, però è sul giallognolo. Allora ho preso il violetto di il corrector viola, che ce l'ho anche in cialda, eh. Sì, basta che scende una goccia, eccola qua. Questo viola qui di LA Girl, che è un correttore, lo mischio, il viola toglie il giallo, quindi quei fondo che non avete azzeccato il colore, vi... Ma io sto registrando, sì. Quei fondo che non avete azzeccato il colore vi tornano di un colore che potete utilizzare, e così che posso utilizzare tutti quei fondo che non fanno più al caso. Ecco, questo è il colore che fa più al mio tono di pelle, perché è cambiato, o sarà la vecchiaia, però quindi questo è il trucchetto. Adesso qui sembra che sono nel video, sembra che sono molto pallida, forse ho messo un po' troppo viola che contrasta il giallo. Ma non è così. Perché? Bello che ho fatto il video stamattina perché c'avevo il La 28. Ciao caro, ciao, ciao. Osa. Detto ciò, c'ho ancora un Dolce Gabbana, Gabbana, sì, di così. No, vabbè, però è una palla micidiale. Sì, comunque si vede un bianco più sparato, un chiaro più sparato, che invece lì nello specchio non vedo. Soprattutto qua, sul bianco qua. Ma quanto sono figa. Ecco. Io per me ho fatto.
Ho fatto, sì. C'ho i capelli lisci e non ci sono più abituata. Questa è la spazzola che mi... Io ho scelto questa che mi ha regalato Cristina, mi piace proprio, mi ha fatto scegliere se volevo la Tangle Teaser, quella con le cose, invece ho preferito questa. Dovevi fare le sopracciglia, ma sto a posto. E invece che faccio? Sì, faccio una cosa, faccio... Ah, ecco, no, un'altra cosa che ho comprato. Metto un lucidalabbra. Claren. Questo qui, questo sempre. Se... Non è un lucidalabbra. È un olio. Credo che sia un olio. Si vede? Prendiamo un labello, facciamo un po' di così. Io non capisco. Tutti sti blush in crema, poi li setti col blush in polvere, cioè, ma che senso ha? O non usi prima o lo usi dopo, cioè anche le nostre mamme mettevano un po' di rossetto, ecco qua, stiamo a posto, neanche illuminante. A posto, bye, e ringraziamo Alex.